Prima uscita e primi gol per il Pescara, versione 2016-2017. La squadra biancazzurra infatti vince comodamente l'esordio davanti al proprio pubblico accorso sulle tribune dello stadio di Palena, con un 11-0 rifilato alla rappresentativa di dilettanti dell'Alto Aventino e proprio di Palena. Test facile, ma che serve al tecnico per verificare la condizione della rosa, con Oddo che ripropone il 4-3-2-1, il marchio di fabbrica, Bizzarri tra i pali, Caprari e Nicastro alle spalle di Manai davanti. Non è facile, con le gambe ancora imballate per i carichi di lavoro, niente ancora di probante e indicativo, ma si gioca praticamente ad una porta sola, col Pescara che va in gol dopo 13 minuti. Il primo gol stagionale lo sigla un nuovo arrivato, Brian Cristante, che sfrutta la torre di Nicastro su invito di Biraghi. 5 minuti e Manai fa 2-0 al dischetto, rigore procurato e trasformato, prima di calare il bis personale e il tris biancazzurro al 23esimo. Al 28esimo il poker lo serve Gianluca Caprari, Nicastro centra due legni e ancora Caprari, al 33esimo firma il 5-0. Prima frazione chiusa dal 6-0 ancora di Manai, per lui una tripletta. Nell'intervallo Oddo cambia tutti gli effettivi, Aldegani va tra i pali perché Fiorillo è impegnato nell'altra porta e con i giovani del Sole e Di Massimo davanti insieme a Mitrizza. La musica non cambia, Verre, autore del gol promozione di Trapani, fa 7-0, poi proprio del Sole per l'8-0, prima dei sigilli finali di Mitrizza, appunto, Di Massimo e Zampano, che chiudono la giornata con l'11-0. Ma in archivio dunque la sgambata di inizio stagione, test più probante sarà quello di domenica, sempre a Palena contro il Teramo di Lamberto Zauli.